Ciao a tutti! Oggi in questa diretta ospitiamo Riccardo per parlare delle fasce Lovalum. C'è qualche problema di connessione, ma contiamo di farcela. Ecco che Riccardo è già arrivato, perciò lo inserisco subito al volo. Ciao a tutti, ben ritrovati. Fatemi sapere se mi vedete. Ecco, ti vedo di nuovo, ce l'abbiamo Ecco. fatta. Sì, adesso dovrebbe essere, ti Ok. sento bene, dovrebbe essere tutto a posto. Ok, dai, perfetto. A volte ci sono problemi di connessione di audio, ormai siamo abituati anche a. È il bello, diciamo, della diretta, come dicono quelli che lavorano in televisione. No? Esatto. Intanto, benvenuto Riccardo, grazie per aver accettato il mio invito. Insomma, essere qui ospite. Grazie per l'invito. Sto facendo queste dirette a tema, sto parlando un pochettino delle diverse fasce portabebè per far conoscere un po' di marchi. E oggi ho proprio messo una box delle domande e è arrivata proprio anche una domanda che dimostra che, ad esempio, l'Ovalum non è conosciuto e quindi sono ben contenta di far conoscere anche solo a questa mamma queste fasce e parlare con te, insomma, perché insomma, il mondo del baby wearing è esploso negli ultimi anni, quindi magari non tutti conoscono tutte le fasce che esistono in commercio, quindi per me è importante portare, ecco, anche un pochettino a far conoscere fasce che magari non tutti appunto hanno mai incontrato nel loro cammino. Quindi ho pensato di ospitare anche te per presentare questo marchio. Io per prima ho conosciuto a Oslo per caso qualche anno fa e prima di allora non ne avevo sentito parlare, ma vedo che invece adesso anche in Italia è un marchio che insomma sta prendendo piede, quindi volevo chiederti un pochettino se puoi presentarti, presentarci il brand e raccontare un pochettino insomma la storia, raccontare un pochettino cosa fate, qualcosa di più di queste fasce. Va bene, certamente. Allora, intanto grazie per l'introduzione. Ho visto un bellissimo commento nella presentazione di questa diretta e preciso infatti che hai conosciuto molto probabilmente l'Ovalum in Nord Europa perché sino al 2018 non esisteva delle linee, chiamiamole leggere e di bassa grammatura, che più da mercato italiano, spagnolo, francese o greco. Quindi diciamo forse che erano un po' meno conosciute per questo motivo. Dal 2018 l'ex proprietaria, e dopo arriviamo a parlare di perché ex e cosa è successo, ha deciso di creare una linea Love 100% cotone e a quel momento diciamo che il marchio è entrato più a essere, usiamo il termine popolare, anche in altre nazioni. Poi sono contento che stia prendendo un po' più piede in Italia perché dal 2019 è diventato un marchio realmente 100% italiano, perché l'abbiamo appunto rilevato noi dal marzo del 2019, facendo un piccolo passo indietro perché effettivamente è necessario raccontare un pochino. Il marchio nasce nel 2014 da un'idea di Cristina Lazzari, dalle sue competenze, diciamo, dal punto di vista stilistico, della moda, dei suoi studi che aveva fatto e anche degli studi che aveva fatto per quanto riguardava il portare. Quindi c'è stata proprio una ricerca, non solo dal punto di vista dei filati e della qualità, ma anche da un punto di vista di bellezza stilistica, ecco. Molto, molto semplicemente nel 2019 questo marchio era in vendita e diciamo che abbiamo concorso nell'acquisto di Lovalum e io sono stato il primo acquirente perché ho comprato una quantità innumerevole di fasce e quindi ho notato il bellissimo lavoro che aveva fatto Cristina e ci ho creduto. Quindi Ma senti, Cristina di dov'è? Nel senso che come, cioè il nome, a parte il CH del nome, se non sbaglio, il cognome è italiano comunque. allora, non so dirti esattamente le origini dal punto di vista della sua genealogia, però il marchio prima aveva sede a Monaco,
in Germania, e lei è tedesca, quindi Tedesca. E quindi esatto. lei comunque perché anche il mercato, cioè, si è proprio portata subito verso invece il nord Europa perché aveva visto che c'era più interesse lì o per caso non lo sai? Secondo me, allora, non lo so con esattezza, bisognerebbe chiederlo a lei, però secondo me è stata una scelta di qualità e una scelta di blend e di pesantezza delle fasce. Probabilmente preferiva, ma infatti il marchio Lovalum è più conosciuto in Nord Europa, Germania compresa, per le fasce un po' più... Spessone. Esatto, non riuscivo a trovare un termine più adeguato, però sì, esattamente. Lei stessa, vedendo un cambiamento di mercato che bene o male abbiamo visto tutti, genitori compresi, e io sono dentro questo insieme di genitori, un cambiamento del mercato, già forse prima del 2018, comunque aveva già pensato di fare una linea sia più economica, ma anche diversa, quindi passare sul 100% cotone. Tenendo comunque una certa qualità e una certa ricerca anche dei filati. Molto semplicemente il tutto, dicevo prima, è diventato 100% italiano realmente, perché prima la sede era in Germania, adesso l'abbiamo Certo. riportata, cioè abbiamo riportata in Italia e è completamente italiano. E devo dire la verità, non è semplice per i costi, ma cerchiamo di tenerlo sempre. E cercare di tenerlo 100% italiano, dal filato alla Al confezione. confezionamento finale. Esatto, un po' tutto, perché comunque abbiamo riscontrato una buonissima qualità che anche facendo delle altre prove e vedendo anche un po' la concorrenza non abbiamo visto, almeno io personalmente. Anche Cristina ha sempre voluto tenerlo made in Italy. Ecco, infatti io appunto, come accennavo nel post, inizialmente avevo conosciuto proprio queste più spesse, che per quello che è un po' un mio gusto personale, quindi assolutamente si sa che nel mondo del portare ognuno poi ha i suoi gusti e le sue preferenze, quindi assolutamente non è un giudizio, no, sulle fasce. Però ecco, io all'inizio ero rimasta, ma ti ripeto che le ho conosciute in Norvegia e quindi effettivamente con un clima ben diverso e lì avevano soltanto queste fasce di ad alta grammatura, ma la cosa che comunque mi aveva in qualche modo stupito piacevolmente allora era comunque in realtà la facilità con cui le mamme le utilizzassero, quindi anche in realtà mamme neofite, ecco, io avevo appunto avuto modo di sperimentarle all'interno di un workshop perché c'erano diverse mamme proprio con l'Ovalum e quindi me le ero fatte proprio prestare un attimo da provare, ecco, perciò il mio primo impatto è stato un po', diciamo, in negativo, ma legato alla pesantezza per, ti ripeto, un mio gusto personale. Mentre invece, quando sono state inserite queste fasce con una grammatura più leggera, devo dire che invece le ho subito apprezzate. Cioè, trovo proprio, allora io non ne ho provate tantissime, ecco, però quelle che ho provato molto, molto morbide e maneggevoli, perciò adatte davvero anche, a una mamma, a un papà che si approccia al portare. Così anche con un neonatino, ma poi adatte tranquillamente a tutto il percorso. Sì, e riprendo un'altra cosa che hai detto sempre nel post pubblicitario di questa diretta, è riguardante le newborn. Sia quelle 100% cotone che noi poi abbiamo portato in altre fantasie come le farfalline, le sirenette e poi altre gamme di colori che abbiamo portato nel 2020 o nel 2019 all'inizio della nostra direzione, ecco, chiamiamola così. L'attenzione è data dal fatto che anche noi in primis utilizziamo l'ovalum e creiamo qualcosa che possa essere interessante per noi stessi, perché Certo. come sai, come avrai visto, noi, a parte avere già un figlio dal 2016, è nato un altro bambino proprio l'anno scorso, e la linea Newborn l'abbiamo appunto creata
non dico ad hoc per noi, però Sì, utilizzando, comunque pensando alle anche alle vostre esigenze, sicuramente. resto un genitore che utilizza il prodotto, quindi vedendo che il pannello alto dava qualche problema dal punto di vista di avanzo del tessuto, ho detto: ma perché non facciamo un pannello un po' più basso? Chiaro che non si userà per tutto il percorso, però devo dire che per i primi 6, 7, 8 mesi, dipende dalla grandezza del bambino, è stata una fascia perfetta e comodissima. Certo. Per noi è stato un ottimo prodotto che ci siamo goduti in prima persona, ecco. E adesso, al di là, appunto, stavi parlando di questa qua che è la newborn. Che altre linee, diciamo, avete? Cioè, avete comunque mantenuto cioè, tutto, cioè, adesso da questa qua per i più piccini fino comunque a quelle con alta grammatura, avete fatto una scrematura, cioè c'è stato un evidente, al di là dell'inserimento di queste fasce, ma c'è stato un cambio netto anche nella scelta o comunque avete mantenuto anche fasce ad alta grammatura? No, allora abbiamo tenuto anche fasce ad alta grammatura. Diciamo che abbiamo cercato, anche se abbiamo comunque portato due o tre pattern nuovi, vista anche l'esplosione che hai detto tu del baby wearing, abbiamo cercato di tenere comunque la linea di Cristina anche dal punto di vista statistico, ma perché secondo noi è importante dare un'immagine all'ovalum e che sia facilmente identificabile, come non so, Astra, le Telescope, Serendipity. Quindi avevamo delle nuove idee con dei nuovi pattern, come per esempio le farfalline che adesso usciranno anche in altri colori, quindi la Papillon, ma abbiamo deciso di cercare di dare un'immagine, non so come dire, Una un'immagine dal punto di vista. continuità, una certa continuità al lavoro fatto da Orientagrafica, Cristina. sì, e tenendo anche le stesse linee, quindi c'è la linea Love per la 100% cotone, c'è la linea Passion che ci sono già dei blend misti, fino ad andare a quelle che abbiamo definito spessone, che sono nella Luxury, che sono diciamo alta grammatura e sono anche dei tessuti molto pregiati a volte, quindi anche per quello diciamo il costo e il nome Luxury, ecco. Certo, e oltre al discorso del cotone, dicevi che avete blend misti, nel senso che filati trattate, avete misto lana, misto. Allora, faccio una premessa che dell'aspetto tecnico dei blend non, e anche dei filati, tante volte non me ne occupo in prima persona io come lavoro, però rispondo volentieri. Però poi se ci dovesse essere qualche domanda in Certo. più o qualche curiosità, mi riservo di rispondere in un secondo momento Sì, no, anzi, più ecco, colgo l'occasione precisamente. per ricordare che la diretta poi resta salvata e quindi chi magari la stesse seguendo in differita può comunque fare delle domande poi dopo nei commenti, quindi nel caso qualcuno avesse delle domande extra da fare può comunque farle anche dopo e chi invece è collegato, se ha qualche curiosità, insomma, chiedete perché siamo qua apposta. Poi ho una domanda di una mamma che mi ha scritto prima, ma te la faccio poi dopo. Ok, dicevamo, sì, ci sono dei blend misti, non so se allora ha avuto molto successo lo scorso anno un cotone lino in arcobaleno, la Joy, Telescope Joy, ad esempio, e che ho notato che è stato molto apprezzato sia per la freschezza del lino ma che per la stessa resistenza, quindi era un ottimo compromesso. Un'altra cosa che va un altro tessuto che va molto come composizione è quindi la viscosa di banana mischiata con cotone egiziano oppure cotone pettinato o sempre lino oppure bambù. Tanto per farvi vedere una cosa che uscirà, visto che abbiamo parlato adesso qua. Visto che abbiamo parlato di blend e di arcobaleno. Ho qui questa sulla Wow. scrivania, questa rondinella e fantasia che uscirà a breve in pre-order, l'abbiamo già mostrata anche a telaio, e riprende un po' quello che è andato l'anno scorso aggiungendo del bambù, quindi aggiungendo del bambù e facendolo anche con un cotone. Magari ci ho riempito di fili, facendolo comunque su una diversa fantasia e cercando di fare una cosa un po' più elegante, ecco, diciamo così, anche se
la Telescope Joy è stato un buonissimo prodotto. Per quanto riguarda invece, diciamo, novità sulla questione dei filati, volevamo provare la rosa, la viscosa di rosa. Adesso, ecco, mi riservo Sì, di quindi comunque sperimentate anche cose no. magari meno usuali, ecco. Esatto. Poi stavamo riproponendo la linea newborn col pannello più stretto. E poi ci saranno più avanti, quando anche la situazione, quindi tutta l'emergenza sanitaria ce lo consentirà, di proporre dei nuovi prodotti, magari anche un pochino più strutturati delle fasce, perché no, ci saranno, spero a breve, delle novità anche da questo punto di vista. Quindi in realtà appunto sicuramente un po' avete conservato degli aspetti portati da Cristina, ma mi sembra un marchio molto in evoluzione. È quello che volevamo fare sin dal 19. Nel 19, come dicevo prima, avendo preso in mano un po' la gestione, abbiamo cercato di consolidare le cose fatte e portare avanti. Volevamo fare qualcosa di nuovo nel 2020, sappiamo tutti cos'è stato il Certo. 2020, soprattutto potete immaginare con due bambini, cioè uno piccolo e l'altro in arrivo, è stato un po' un problema, ma anche dal punto di vista proprio, non so come dire, cioè, è molto, non so bene l'aggettivo da utilizzare, ma avere un bambino che d'estate poi ti dice: papà non vuole mai giocare con me perché deve sempre lavorare, non è molto carino, quindi. Sì, beh, ci sono anche logicamente questi aspetti da tenere in considerazione, cioè la parte familiare, ma anche la situazione in cui siamo stati, no? Quindi, come dicevi tu, Sono anche dovute. la gestione, no, familiare, quindi ognuno ha fatto poi, logicamente, immagino, delle scelte, ma ecco, sono solo delle cose un attimo messe lì, quindi ci sono dei grandi progetti, ma li Sì, sono vedremo, no? dovute fare delle scelte. Mi è spiaciuto, soprattutto per il bambino a casa, che cioè, va guardato, cioè non si può Sì, lasciare. Quindi sicuramente. mi spiaceva. Io mi sono detto, se poi effettivamente non ho fatto. Però mi sono detto: se in autunno saremo un punto a capo, chiudo lì e lascio perdere, perché non posso far pensare a mio figlio che io non ho voglia di guardarlo. Non può capire che io durante il giorno devo lavorare e qual è il motivo. Vede semplicemente che non ho voglia di giocare con lui. Quindi, vabbè, Sì, diciamo che poi piccola anche un po' parentesi. questa situazione, diciamo, da smart working coi figli attorno, cioè che in realtà è un po' difficile da gestire, da far capire poi anche proprio ai bambini che logicamente dovresti anche lavorare. Quindi diciamo che è un po' tutta la situazione Sì, un po' problematica, però ecco. speriamo in questo 2020 positivamente di portare avanti, chiaramente con le problematiche che ci potranno essere, però di portare avanti i progetti, perché non si può stare fermi Sì, poi ecco, visto che comunque in ogni caso tu parlavi anche di pre-order, no? Quindi che al di là poi di questi progetti che magari avete, lavorate anche in tal senso, quindi magari a volte avete deciso di fare delle fasce esclusive, di tessere delle fasce esclusive, quindi di rispondere magari anche a delle richieste specifiche. Magari vuoi raccontare un po' anche di questo aspetto? Posso, se vuoi, raccontarti un Quello che si pettegoletto può su. raccontare, No, perché no, no, no. logicamente le fasce esclusive sono magari cioè, create proprio apposta. Mi ricordo quella molto bella con i cuoricini, rossa con i cuori. Sì, che avevamo fatto per Laura, Sì? nel 2019, se non sbaglio, sempre. Però oltre all'esclusività per alcuni negozi, tante volte noi cerchiamo di accogliere quello che ci chiedono i clienti. Nel senso, mi spiego, che se 10, 20, 15, 25, 30 clienti si riuniscono e dicono: io vorrei una fascia così, cerchiamo di soddisfarli, chiaramente. L'anno scorso avrei visto un po' di caciara su la Go Banana versione 2, perché è nato proprio da un gruppo di mamme, adesso non mi ricordo di quale nazione, però una nazione confinante con l'Italia, ha deciso di voler fare in esclusività
una specie di go banana un po' diversa che poi noi comunque abbiamo accolto e abbiamo cercato di proporre anche agli altri clienti, perché queste mamme non arrivavano al numero per poco, abbiamo detto allora, Certo. se voi non lo volete proprio in esclusiva, lo facciamo e lo proponiamo anche ai nostri clienti. Sì, nessun problema. Ecco, questo è stato un po' un problema. Forse è stato una pecca anche da parte mia, voler dire di sì a un gruppo di mamme oggi, a discapito di qualche mamma che l'aveva fatta molto simile nel 2017-18 quando l'aveva fatta. Non pensavo ci sarebbe stato questo problema nel riproporre una fascia simile, perché non era e non è per niente Diciamo uguale. che comunque il baby wearing è un mondo complesso. Questo mi sono reso conto alcune volte. Mi spiace che sicuramente adesso vedo passare anche dei nomi stranieri. Sfortunatamente io potrei gestire la cosa in francese tranquillamente, ma non ho il vocabolario per potermi spiegare in inglese, ma vorrei veramente cercare. Abbiamo fatto capire per messaggio, rispondiamo a tantissimi messaggi quando ci fanno delle domande di questo tipo, ma vorrei far capire che nulla è fatto con cattiveria. Anche ogni tanto sui social, quando si risponde in maniera molto semplice, molto onesta, poi si creano discussioni infinite. Cioè, è vero che il baby wearing è un mondo a parte, però, cioè, ragazzi, mettiamoci d'accordo, veniamoci Sì, vabbè, incontro, poi siamo appunto quel disponibilissimi. discorso lì è legato sicuramente anche al fatto appunto dei social, quindi al di là del baby wearing. Molto spesso si creano logicamente delle situazioni in realtà problematiche alla base perché non c'è un dialogo, come stiamo facendo noi, no? Di No, ma persona, ma dietro appunto a magari incomprensioni legate a quello che appunto uno voleva dire e quello che l'altro ha capito. Quindi ecco, ci sono a volte anche delle cose che sono in realtà legate semplicemente al tipo di strumento, quindi al di là poi del baby wearing, ecco. sì, Però che poi ecco, appunto, so che voi avete comunque un gruppo Facebook esclusivo, che comunque siete attivi anche appunto sui social. Vedo ogni tanto che lanciate anche delle iniziative particolari, tipo appunto la fascia, questo forse l'anno scorso, un paio di anni fa, avevate fatto tipo la fascia così misteriosa, piuttosto che vendevate, non so, tipo degli scraps, cioè insomma, siete sì. anche. Cerchiamo di divertirci anche noi. Chiaramente l'obiettivo è sempre quello di vendere e anche quello di farci conoscere. Quindi l'obiettivo è sempre quello. E infatti ci siamo inventati un po' dei, tra virgolette, giochi all'interno dei gruppi, che sia l'Ovalum Chatter che abbiamo creato l'anno scorso per consigli, esigenze dei clienti o altro, ma anche particolari sconti, dove lì ogni tanto facciamo il più veloce lo prende con dei prezzi scontatissimi, ma Certo. noto anche un certo divertimento. Devo dire che Sì, anche sì. questo è alto. Poi tante volte, cioè, i prodotti possono anche andare a prezzo di costo, però ci si fa conoscere, ci si diverte con i clienti e per me questo è il massimo. Perché devo dire una cosa rispetto ad altri settori nei quali ho lavorato. Nel baby wearing, che sia le poche volte che nel 2019, perché dopo l'emergenza sanitaria non l'ha permesso, ci sono state delle fiere o del rapporto con clienti che siano in Italia o all'estero o anche altri negozi, c'è un bellissimo confronto e un bellissimo rapporto che si instaura. Quindi questo è un punto assolutamente positivo e mi fa assolutamente piacere lavorare in questo settore per questo motivo, perché ogni distributore o ogni cliente tante volte diventa anche un po' una chiacchierata o un cosa, cioè, poi io mi presto molto alle chiacchiere, quindi tante volte anche con il distributore che avevamo in Cina fino al 2019, tante volte ero lì la notte a chiacchierare, curiosità o qualcosa, anche non del mondo del baby wearing, ma si instaura un bel rapporto. Senti, ti faccio la domanda che mi era arrivata in privato perché probabilmente questa persona non può essere presente, quindi la recupererà dopo. Chiedeva perché scegliere le vostre fasce rispetto a quelle più famose. Quindi qual è secondo te un plus, Allora, più cioè cosa ti senti di dire rispetto a questo? allora è una difficile domanda, ci Sì, devo molto. rispondere. No, ma è difficile perché lei, cioè, potenzialmente, è una domanda posta
a chi le deve vendere, quindi è chiaro che io ti dico comprale perché sono belle, comprale perché, cioè una risposta che potrebbe essere scontata è comprale perché sono ottima qualità, made in Italy e altro, però posso dirti rispetto a quello che ho detto prima, anche alla storia del marchio, che io ci credo perché sono il primo che ti ha comprate 400-500 in una volta insieme a tutto il marchio, insieme a tutto il pacchetto. La cosa migliore è valutarle, testarle, chiedere magari a qualche consulente che già ce l'ha di poterle vedere, perché tante volte ho sentito proprio dei pareri da altre persone, che sono quelli che ho valutato anche con l'acquisto del marchio, che effettivamente la qualità, ma anche la concorrenza, tante volte me l'ha detto, è eccellente. Quindi non lo dico io. Sì, Io certo. vorrei, diciamo, incentivare a cioè verificate. Non sto a dirti io che è una buonissima qualità perché sarebbe una cosa scontata, però anche solo toccandole, non ancora lavate, potete verificare voi stessi che una morbidezza, ma allo stesso tempo una sostenibilità che comunque c'è, che comunque potrebbe essere invidiabile da anche i marchi più famosi. Senti, parlavi prima di Cina, ma adesso quindi dove vendete? Un po' ovunque o avete dei mercati, insomma, Allora, aperti mentre in altri posti no? questa è una bellissima domanda, perché noi abbiamo conosciuto un 2019 completamente diverso da quello che può essere il 2020 prima. Nel 2019 vendevamo anche in Cina, avevamo anche un distributore che poi nel 2020 diciamo tutto si è ridotto. Abbiamo avuto inizialmente, come immagino tutti i lavori, un completo blackout, una completa chiusura in tutto. Poi è iniziato un nuovo mercato, chiamiamo così un nuovo commercio, partendo proprio dal nostro paese e espandendosi in Lombardia e ricostruendosi. Ho un po' notato questo nel giugno, aprile dell'anno scorso. Attualmente non è ripartito come l'anno scorso, se devo dire un po' la mia, però rimangono dei mercati come quello del Giappone che rimane. In Cina io non so se poi li comprano qualche altro distributore, ci arriva, però noi in questo momento non ne stiamo vendendo. Rimane tanto l'Europa. E posso dire il Giappone. Il Giappone. Poi il resto spero che tornerà, spero che sia un momento un po' di riscoperta dei prodotti locali un po' per tutti, forse. Non so se è questo, però io ho notato che mentre nel 2019, cioè in Lombardia si potevano contare sulle dita di una mano le fasce vendute, cioè a marzo devo averne vendute più in Lombardia che non che non all'estero, e mi sono veramente stupito perché era proprio dietro casa, ma anche Varese, Sì. Monza, Sì, Bergamo, Brescia. ecco, beh, sicuramente appunto tu accennavi prima il fatto anche che hai dei distributori, comunque hai dei rivenditori, quindi sicuramente anche il fatto che comunque adesso voi siate in Italia e appunto anche in queste zone e avete poi dei negozi che rivendono, magari ha fatto sì che fossero più conosciute anche proprio sul territorio, quindi anche il fatto di aver portato la fascia di nuovo, le fasce di nuovo qui in Italia. E questa produzione, no, 100% made in Italy, probabilmente ha fatto il suo lavoro, ha fatto la differenza e adesso iniziate appunto a essere anche più conosciuti qui. Sì, assolutamente. Poi credo che da un certo punto di vista anche gli stessi clienti abbiano da un loro punto di vista voluto aiutare anche le realtà locali, forse, dal Certo, momento sì. di tutta la chiusura. Io a Quindi volte mi capita proprio di avere a che fare con dei genitori che desiderano proprio acquistare il Made in Italy e quindi proprio è una delle richieste, cioè indicami proprio delle fasce che vengono prodotte in Italia, ecco. certo, una cosa che vorrei fare è anche una mappatura delle consulenti in zona perché tante volte come a voi chiedono le fasce, a noi tante volte chiedono le consulenti. Sì, certo. E quindi mi piacerebbe come progetto futuro creare una sorta di mappa di consulenti Lovalum, un po' per
aiutarci a vicenda, cioè nel senso io non fornendo diciamo la consulenza e quindi questo tipo di servizio potrei comunque indirizzare a qualcuno che collabora con l'Ovalum e che si trova in Sì, credo che determinati. sia fattibile e anche interessante da ambo le parti, no? Avere appunto un punto d'appoggio. Sì, beh, certo, perché ognuno ha il suo lavoro giustamente, quindi si può collaborare in armonia cercando di dare un ottimo servizio. E senti, siccome è una domanda che di solito mi viene fatta, quale tra le tue fasce consiglieresti? Abbiamo detto che comunque bene o male, quelle a parte le newborn, sono comunque fasce, e a parte quelle poi ad alta grammatura, sono comunque fasce semplici, no? Però ti sentiresti di consigliarne una in particolare per chi appunto si sta approcciando per la prima volta? Quindi una fascia che magari ti è sembrata molto semplice da gestire, che ha magari qualche riferimento in più. Allora, io personalmente, soprattutto per chi si approccia, quindi immagino con un bambino, con un neonato, consiglio la Serendipity, quindi quella fatta a nuvolette, perché già il pattern si presta molto alla morbidezza rispetto a quella che magari conosci anche tu, la telescopa. Sì, hai parlato di telescoponi, so che hai quello, ogni tanto vedo le tue foto. Anche quella è molto morbida, però già solo i pattern rendono più o meno morbido alla fine lo Certo. stesso filato. Quindi io, se quando ci sono dei neopapà o delle neomamme che mi dovessero chiedere un consiglio, io normalmente consiglio quella per la morbidezza, ma perché mi metto anche nei panni del neonatino che si trova Sì, no, dentro. ecco, perché a volte appunto, sai, quando soprattutto si acquistano in internet, si acquistano magari dal sito, no? Cercano di capire, ma magari a parità di grammatura, a parità di filato, non è così semplice. Quindi, ecco, avere un riscontro diretto e quindi sapere che magari quella resta più morbida, ti sembra più adatta, può essere un consiglio sicuramente importante per chi si approccia, ecco. Sì. Poi io diciamo che vorrei portare qualche novità perché sono più per altri prodotti, ma adesso per non fare troppa pubblicità per altre cose ci sarà un'altra diretta con la scuola del portare tra 1 o 2 settimane dove, come in questo momento, adesso ti ho fatto vedere questa che è nuova e molto bella, anche lì parlerò di qualcosa che potrà uscire presto e che secondo me, come papà, ha Ci una tieni marcia sulle in più. spine. Senti, dove sarà questa diretta? Sul loro gruppo, sulla pagina, da Allora, voi? io credo sulla loro pagina Facebook, Ok, non sai ancora. anche se no, perché volevano anche loro proporla su Instagram. Però per averla, diciamo, sul computer, far vedere magari anche qualcosa sullo schermo del nuovo prodotto, magari per quanto mi riguarda sarebbe preferibile farla su Facebook, in modo tale Vabbè, che. sicuramente metterete dei riferimenti poi più avanti, Sì, quindi sì, chi sì. fosse interessato può curiosare sui Assolutamente. vostri canali e quindi trova i dettagli. Assolutamente. Spero di ti far conoscere ancora di più comunque il marchio e il nostro modo di vedere il portare, perché anche noi da genitori proponiamo dei prodotti che secondo noi, cioè noi trattiamo i nostri clienti come tratteremo noi stessi, quindi Certo, qualità, fantastico. qualità e il prodotto deve essere non solo eccellente, ma deve anche essere molto, molto fruibile, molto maneggevole, deve essere comodo, quindi ci sono tutta una serie di cose che in primis le testo io, quindi tanto, tanto per. Senti, ascolta, poi Riccardo, ti volevo chiedere se comunque volevi dare qualche riferimento vostro, nel senso che il sito, la mail, in modo che comunque appunto chi fosse interessato proprio ad acquistare o volesse saperne di più, Allora, vi può sì, trovare. assolutamente. Come dicevo prima, visto che mi piace molto il contatto col cliente, è possibile andare sulla pagina Facebook Lovalum, c'è il numero, rispondo anche tranquillamente a qualsiasi
chiamata sul numero Lovalum o anche WhatsApp, altrimenti c'è il sito www.lovalum.com per poter guardare i nostri prodotti, le nostre collezioni e quello che c'è a disposizione, anche se il sito non è così aggiornato come, non so, la pagina Facebook dove facciamo dei Certo. pre-order, un contattarmi direttamente che magari mi è rimasto una taglia che ho messo sul sito e non l'ho vista. E quindi tante volte cerchiamo di divenire o un nuovo progetto, una nuova fascia Certo, anche esclusiva. quello che dicevi prima, la possibilità di tessere dei prodotti comunque quasi su misura, nel senso dei gruppi, ma insomma in pre-order. Magari dopo, ecco, questi contatti, se hai voglia di scriverli nei commenti, così restano un pochino più chiari. E non so, c'è altro che vuoi aggiungere? Mi sembra che abbiamo un pochettino raccontato tutto, il passato, il presente, il futuro. Sì, sul futuro spero che con le nuove riaperture si riprenderà un po' di più a fare qualcosa in presenza, perché Certo. diciamo che questo internet è tanto bello, ma è molto freddo, quindi. È un desiderio che è emerso in tutte le dirette, guarda, cioè non so se hai avuto modo di vedere qualcosa, però in tutte le dirette che ho fatto, tutti abbiamo detto che insomma questa mancanza si sente tanto e la speranza è quella appunto di rivedersi dal vivo e di fare qualche evento in cui appunto anche solo stare insieme così serenamente, ecco, per parlare non, di fasce, ma non solo, no? Ma Perché tutti immagino che questi anche per voi eventi fosse erano lenti. anche. Sì, erano anche momenti importanti così, proprio di scambio, di confronto, anche solo bere, cioè io facevo spesso, non so, la merenda, la passeggiata, erano dei momenti proprio così per stare insieme Ma con tra genitori, bambini, insomma, era cambia bello. veramente tanto, quindi Sì. questo è quello che spero per il futuro. Poi di conseguenza, se si sta tutti più sereni e tranquilli, di conseguenza poi anche diciamo, la scelta di una fascia rispetto che un'altra, o comunque il poter vedere, tutto si svolge tutto più serenamente e si lavora tutti più tranquilli. Poi non so Va bene. se c'è qualche domanda o tu avevi No, qualche io altra biondolina. stavo scorrendo su, ma aspetta, perché non vorrei. No, erano solo saluti, 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 un sacco di saluti. Sono arrivati tantissimi saluti, ma no, non ci sono domande, appunto, a parte quella che ti ho detto che mi era arrivata prima. E comunque appunto nel caso in cui mi arrivassero domande le puoi tranquillamente poi recuperare dopo, ecco. Se mai Assolutamente. ti ritaggo sotto e Sì. nel caso così puoi rispondere anche in un secondo momento, ecco. Nessun problema. Va Comunque, bene. grazie dell'invito e grazie Grazie a te, grazie a della tutti quelli chiacchierata. che hanno partecipato e quelli che vedranno poi in differita la registrazione. La salvo, la troverete sia nel feed sia nell'IGTV, perciò appunto si può rivedere con calma quando uno voglia e può commentare, come dicevo prima, per qualunque cosa siamo qua. Poi, essendo visto che era proprio una chiacchierata così tra amici, se qualcuno avesse qualche domanda più precisa sui prodotti, rispondiamo anche più Certo. precisamente nel merito. Sì, ecco, su questo appunto, poi dopo, se, a parte che ti possono contattare tranquillamente poi in privato, no, sul profilo, però appunto dopo magari rimettiamo, come abbiamo detto, i contatti, quindi ti possono fare eventuali domande proprio specifiche, non lo so, se vogliono sapere i dettagli di una data fascia, eccetera, o Sì. appunto strutturare nuovi progetti per il futuro, insomma, possono fare riferimento poi direttamente a te. Perfetto. Va bene, dai, grazie mille per essere stato con noi. Grazie a Buon pomeriggio, salutami la famiglia te. Anche e spero di tu. vederti presto. Ciao Riccardo, grazie mille, Buona ciao a giornata, tutti. ciao, grazie. Ciao ciao.